Spazio altri 10 lattanti in più un'area giochi che potrebbe diventare anche a servizio del quartiere. Un intervento molto bello, mezzo milione di euro di investimento per ampliare un asilo, lo abbiamo ristrutturato, lo abbiamo ampliato creando la sezione lattanti che non c'era. Ne abbiamo approfittato ovviamente per realizzare anche un parco giochi connesso con il nostro asilo e questo programma si inserisce nel programma che noi abbiamo, che ci consentirà di diventare nell'arco di 2 anni la prima città d'Italia per la rete di asili nido, quindi superando Reggio Emilia. Abbiamo in programma altri asili da realizzare, uno a via Bottiglieri, un altro nell'ambito della città della giudiziaria per 30 posti e questo ci consentirà davvero di fare un ulteriore scatto in avanti per la dotazione di asili nido, un motivo di orgoglio per la nostra città, anche per la qualità degli asili. Quindi non abbiamo soltanto i posti letto, ma abbiamo delle strutture bellissime che credo sia difficile trovare in qualunque altra parte d'Italia. Per collegare Rione Petrosino. Ho ricordato ai cittadini al parroco che abbiamo un altro impegno che non si è ancora concretizzato qui, e cioè la realizzazione della strada di collegamento fra Rione Petrosino e via Magnone, quindi un'uscita diretta verso la tangenziale. Come sapete abbiamo il progetto esecutivo pronto da 3 anni, lo abbiamo mandato alla Regione Campania, si tratta di utilizzare i fondi europei che ci sono e non ci sono spese aggiuntive da fare, tuttavia continuiamo ad essere bloccati secondo le migliori tradizioni della Regione. Aspettiamo, prima o poi dovranno sbloccarlo, non appena abbiamo questo finanziamento europeo, lo ripeto, siamo pronti ad andare in gara e realizziamo questo collegamento diretto che sarà veramente molto utile per il quartiere. Voglio anche ricordare che per quanto riguarda la parrocchia di San Giuseppe noi abbiamo il 29 di questo mese la gara per realizzare una cappella nell'area di via Vinci Prova, nell'area bassa, per dare una mano anche agli anziani. Quindi completiamo anche questo intervento che ci era stato richiesto dalla parrocchia qui del Petrosino. Veramente diciamo un intervento nel quartiere di grande qualità. E le queste buccette. Sono diverse da quelle che no, sono. Ma la maestra Stefano la Baronisa. Tina, apriamo un altro servizio importante che mancava in questo asilo nido. Diamo la possibilità a 10 bambini, 10 lattanti, perché era una sezione che mancava, ma è un progetto che, come vedete, è allargato e esteso complessivamente anche alla ristrutturazione di questo bellissimo parco giochi che per il momento sarà annesso all'asilo, ma noi puntiamo di tenerlo aperto anche per i bambini del quartiere nel pomeriggio fino a un orario insomma della serata abbastanza tranquillo. È uno spazio che è stato recuperato, abbiamo in questo progetto con questi fondi ristrutturato anche gli spazi del segretariato sociale, abbiamo dato la possibilità anche ai cittadini che vengono qui a usufruire dei servizi del segretariato di poter accedere in un luogo molto più, come dire, non solo dignitoso ma molto più accessibile, c'è l'ascensore che porta su direttamente, quindi diamo la possibilità anche a persone che vanno nei nostri uffici, che hanno problemi di difficoltà motoria, insomma, di poter accedere tranquillamente. Io mi fermo qui, do la parola al sindaco perché credo che sia giusto, insomma, sapete bene quando per lui gli asili nidi sono importanti. Quando lavoro è stato fatto in questo servizio, su questi servizi, si punta ad accrescere sempre di più, a diventare la prima città d'Italia per gli asili nido. E abbiamo avuto l'altro giorno l'approvazione dei fondi, dei piani di azione e coesione per dare la possibilità ancora di estendere possibilmente la rete degli asili nidi sul territorio. Lavoriamo intensamente perché vogliamo accompagnare questo percorso con i nostri uffici. Grazie. Bene, bene, solo per sottolineare anche la mia gioia, la mia soddisfazione. Ho visto le culle della VIP, che mi ha voglia di
Allora, vedete, stavo dicendo con la direttrice, con il parroco, noi abbiamo oggi a Salerno la rete di asili nido più bella d'Italia. C'è ancora, credo, una città che è davanti a noi, una, due, Reggio Emilia sicuramente, ma la qualità e la bellezza dei nostri asili nido è incredibile. Potete andare dovunque, da via Vernieri a Rione Petrosino, a Pasten, a Mercatello, è qualcosa di incredibile, veramente sembra non una città del sud o della Campania. Voi sapete che siamo di gran lunga la prima città del sud, abbiamo 26-27 posti letto ogni 1000 bambini. Sapete che la media del sud è di 3 posti letto, quindi siamo di gran lunga la prima del sud e siamo, credo, oggi fra le prime 5 città d'Italia per la rete di asili nido. E stiamo puntando a diventare, come abbiamo fatto per la raccolta differenziata, la prima città d'Italia per i servizi sociali. E che questo avvenga in una città del sud e in una città della Campania è veramente un miracolo doppio. Ma vedrete, ce la faremo. Ricordava l'assessore Savastano che abbiamo strappato un altro finanziamento ai 900.000 euro. Questo gira e rigira ci costa 500.000, questa pazienza che abbiamo fatto, sempre per ricordarci. Avremo un altro finanziamento nazionale, quindi realizzeremo altri asili nido. L'intervento che abbiamo fatto consente l'ampliamento di 10 posti letto per i bambini, per i lattanti, che non, la sezione lattanti che non c'era. C'è un ascensore per i disabili, anche qui tenete conto che noi, in assenza di finanziamenti regionali, perché la regione dal 2011 ha cancellato tutti i finanziamenti per i disabili e per i minori, ci carichiamo l'onere anche di trasporto per i bambini disabili, questo magari per la scuola elementare. Andremo avanti, faremo un altro asilo nido nell'area della cittadella giudiziaria. Nella gara che abbiamo già bandito per il completamento della cittadella prevediamo un asilo nido per altri 30 posti letto, quindi aggiunti a quelli che finanzieremo con le nuove risorse strappate dal governo nazionale. Veramente noi nell'arco di 2 anni possiamo diventare, come è stato per la raccolta differenziata e per le politiche ambientali, la prima città d'Italia, grandissimo orgoglio per la città di Salerno. Ovviamente capite la ricaduta, non è solo la qualità del servizio che offriamo ai bambini, l'attenzione con la quale, voglio salutare le signore, ho visto che gestivano con amore, con pazienza i bambini, è un servizio dei brividi. Qui veramente c'è una grandissima umanità, una grande sensibilità, una grande professionalità, ma ovviamente questo significa poi dare una mano alle famiglie, soprattutto alle giovani madri, per poter trovare anche un'occupazione lavorativa senza dover contare sulle madri, sui suoceri e quant'altro. Allora, una bellissima giornata a noi per questo rione, lo dico al parroco perché lo dica ai fedeli, durante la messa manca un solo impegno che abbiamo assunto ed è la strada di collegamento diretta fra il rione Petrosino e l'autostrada. Stiamo aspettando da 3 anni che la regione ci risponda. Abbiamo fatto il progetto, abbiamo un progetto esecutivo, siamo pronti a fare la gara domani mattina se si decidono a finanziare questi progetti anziché mandare i soldi. Qui li riusciamo a spendere, basta che ci arrivano, poi spendiamo loro. Allora, un po' di pazienza, ma vedrete, faremo anche questa bretella di collegamento, dopodiché veramente sì, ci sarà un innalzamento straordinario anche della qualità della vita in questo rione. Infine, utilizzeremo il parco, c'era una signora, una bambina, ma perché non mi vuoi fare usare le giostrine? Come togli l'ossigeno? Allora, nel pomeriggio, eccola là, principessa, stai tranquillo, piano piano, vediamo di organizzarci. Ovviamente la raccomandazione che faccio a tutti, noi realizziamo 500.000 dell'investimento, poi se dopo 48 ore le cose vengono demolite non va bene, quindi l'appello alle famiglie è poi a curare quello che realizziamo, a dare una mano all'amministrazione a difendere i beni pubblici che poi servono per i nostri bambini e per le nostre famiglie. A far sì che sempre quello che...
Ciao, ciao.